al Mugello. Cosa ve lo dico a fare? Una delle piste più belle del mondo. Siamo qui per un evento che è diventato una piacevole abitudine per gli appassionati della pista. Pirelli Day 2023, la prima data oggi 22 aprile sul circuito toscano. La seconda invece andrà in scena a Misano il 5 di giugno. Noi siamo qui per provare l'ultima evoluzione della gomma, chiamiamola racing stradale di Pirelli, ovvero il Super Corsa V4. Vi racconteremo come è fatta, come va. Seguiteci durante la giornata. Alessandro, nella gamma Diablo, mi dai una mano a mettere in fila tutti i prodotti che avete, dall'utente più, diciamo, stradale al più sportivo? Sì, Pirelli ha iniziato un processo di ringiovanimento della gamma Diablo, iniziato nel 2021, in cui è stato introdotto il pneumatico Diablo Rosso 4. Questo è il pneumatico ideale per chi cerca una guida sportiva e vuole allo stesso tempo essere sicuro in tutte le condizioni che può trovare su strada, quindi sia asciutto che bagnato. Per chi vuole alzare l'asticella c'è la versione Diablo Rosso 4 Corsa, che è stato introdotto nel 2022, quindi l'anno scorso, ed è un pneumatico più sportivo. Infatti parte da Diablo Rosso 4 con una struttura delle mescole che lo portano a accentuare ancora di più la sua sportività. Infatti è un pneumatico bimescola sia all'anteriore che al posteriore, ed è proprio pensato per quelli che cercano un ottimo grip su strada e che una o due volte all'anno vogliono anche girare in pista, in track days. Quest'anno, nel 2023, è stato lanciato Diablo Supercorsa in due versioni, SP ed SC. Diablo Supercorsa SP è il pneumatico Pirelli più sportivo stradale, ok, e è appunto destinato a tutti quegli utenti finali che cercano il massimo della sportività su strada e che vogliono avere anche delle buone performance in pista. Infatti questo pneumatico è proprio pensato per chi vuole andare a girare in pista con la propria moto senza bisogno di carrello o altro. Questo pneumatico è bimescola anche lui, sia l'anteriore che al posteriore. È il primo supercorsa con una tecnologia cap and base all'anteriore. È bimescola, come dicevo, le fasce laterali sono in SC3, mentre la fascia centrale è una mescola un po' più dura per appunto quando viene utilizzata su strada. Oltre a questo c'è anche un base sotto queste due mescole che serve per dare una stabilità termica al pneumatico. Questa è la versione SP, c'è anche la versione SC, che invece è il pneumatico intagliato racing dedicato esclusivamente alla pista, in diverse opzioni di mescola. Mescola SC3, SC2 ed SC1. Mi dicevi che è una gomma omologata su strada, ma che non trova riscontro poi spesso nei libretti di circolazione, vero? Bene? Esattamente, è un prodotto che è omologato su strada, ma a livello di codice di velocità non corrisponde con la maggior parte delle moto supersportive. Con la maggior parte, quindi non è... sono poche le moto sportive che possono utilizzarle. Esatto, quale bisogna fare il confronto poi tra il libretto della moto e la descrizione del codice di velocità del pneumatico. Concentrati sul Diablo Supercorsa SC, SC3 per l'esattezza, su una Aprilia RSV4 1100, che dire, le aspettative su questa gomma erano elevate perché è una gomma di tradizione molto molto sportiva e tutte, diciamo, le aspettative sono state rispettate ampiamente, direi, tanto grip, tanta confidenza, elevata maneggevolezza, solo una tendenza a chiudere la traiettoria dell'anteriore nell'ultimissima fase di piega, quindi di ingresso in curva, proprio nel momento della massima inclinazione, ed è una caratteristica di cui bisognerà tenere conto
qualora si decida di intervenire sulle sospensioni per un utilizzo racing. La nostra moto ci è stata fornita con una pressione degli pneumatici, diciamo standard, ovvero 2.4 anteriore e 2.1 posteriore a caldo. Sicuramente per ottenere davvero il meglio è però necessario scendere di molto con la pressione, come peraltro indicato sul sito ufficiale di Pirelli. Che dire, è difficile trovare un difetto a pneumatici di questo tipo, anche perché sono ai vertici della loro categoria. Non ci sono evidenti segni di stanchezza sotto forma di strappi o consumi anomali. Dopo una decina di giri posteriori abbiamo cominciato a sentire qualche oscillazione, qualche movimento, ma davvero parliamo di poca cosa. Ecco, se dovessimo trovare un difetto, il fatto che abbiano dei limiti talmente elevati che ti costringono a pensare a quanto tu possa ancora migliorare. Sì, ma allora so che cosa state pensando, ma in quanto si gira al Mugello con questa Aprilia RSV4 1100 gommata Pirelli Supercorsa Diablo V4? Va bene, non ve lo dico. Come non ve lo dico? No, non ve lo dico. Perché il Pirelli Day quest'anno è molto diverso dalle precedenti edizioni. Ad esempio, non ci sono i piloti. Girando per i box si trovano dei comuni appassionati. Non ci sono piloti, intendo dire professionisti. E questa è una caratteristica che va a vantaggio di tutti, va a vantaggio del divertimento, della sicurezza di tutti quanti in pista, e non c'è bisogno, non c'è una vera e propria lotta con il cronometro, siamo qui tutti per divertirci.